tema che trattiamo questa mattina è la consolazione che Dio ci dona, perché Lui è il consolatore perfetto. Si consola il Padre, si consola il Figlio, si consola lo Spirito Santo, perché Dio è consolazione. Consolare significa trarre dalla solitudine chi è solo, entrare in comunione con chi si sente solo e assicurare la sua presenza a colui che ha bisogno, a colui che è solo. Consolare significa piegare le ginocchia e non può rialzarsi e versare vino e olio e lasciare le ferite e asciugare le lacrime e infondere speranza, girare il sorriso al volto spento, dal cuore afflitto, mettere una corona di gioia sul suo capo. Consolare e consolidare le ginocchia vacillanti, i robustini le mani piatte, e dire a chi è smarrito di cuore: ecco, io vengo a salvarti. Tutto questo è consolare, e tutto questo lo fa Dio. Dio il consolatore. Una carrellata sui testi della scrittura ci confermano che Dio è evidentemente il consolatore dell'uomo. Quando Dio creò l'uomo, lo creò come persona perché stesse in posizione dialogica con Lui, entrasse in comunione con Lui, uomo di vita. Quando si accorse che l'uomo era solo, gli fece una compagna e disse: non è giusto, non è bene che l'uomo sia solo. E trasalì di gioia Adamo quando vide Eva, e Dio gioì nel suo cuore. Dio camminava con Adamo ed Eva nel paradiso terrestre, all'amarezza terrestre. C'era familiarità tra Dio e l'uomo. L'uomo era felice perché non era solo. Quando poi l'uomo si isolò da Dio, commettendo il peccato, Dio non lo lascia solo. Gli fa balenare la promessa del liberatore. Gli promette il suo figlio. E nel lungo cammino della storia Dio accompagna l'uomo. E Dio che non lascia mai solo l'uomo. E l'uomo che si isola. E l'uomo che si forma i sogni. Entra nei sogni falsi. E non avverte più la realtà che è Dio che lo segue nel suo cammino. Dio cammina con l'uomo, si rende sempre presente all'uomo, e l'essenza della consolazione sta appunto in questo: rendersi presente a chi ha bisogno,
a chi è solo. Dio assicura la sua presenza misteriosa attraverso i fatti. Egli mostra al suo popolo che è presente nel suo cammino. Dio prepara così il grande avvento del suo Figlio che si incarna, perché soltanto in Cristo l'uomo non sarà più solo nella vita. Prepara così nel Vecchio Testamento attraverso fatti, attraverso parole, prepara l'evento della venuta di Cristo. Ma Dio nel frattempo si dimostra il consolatore del suo popolo nelle afflizioni. Quando il popolo giace in Egitto, prigioniero, schiavo, Dio sente il grido del popolo. Mentre Dio nel suo cuore e manda potere per liberare il suo popolo dalla schiavitù. Dio lo accompagna nel lungo cammino di liberazione, manda la nube che segna il cammino, protegge il popolo di giorno e di notte, proiettando il luce di notte e ombre di giorno. Dio lo conduce nel deserto, lo nutre con la manna, fa scaturire l'acqua dalla roccia, quella roccia che è Cristo, che misteriosamente accompagna il cammino dell'uomo prima di comparire in questo mondo. Attraverso tutti gli eventi della storia sacra noi possiamo accorgerci di questa presenza costante di Dio con l'uomo, prepara l'uomo alla venuta di Cristo. Ma nella Bibbia, nel Vecchio Testamento, troviamo moltissimi testi in cui il Signore continuamente proclama l'uomo che è il suo consolatore, il suo liberatore, la sua gioia, la sua pace. Dio si presenta all'uomo come padre, il padre che protegge e provvede. Ecco, è il mio primo genito, lo abbiamo letto poco fa. Ecco, è il primo genito. Le mie viscere si muovono quando pensi a te, o ecco. Io insegnavo a camminare quando era giovinetto. Io lo alzavo alla mia guancia per fare sentire il calore della mia carne. Io lo imboccavo perché mangiasse il pane che mi davo, il cibo dello spirito. Ecco Dio provvidente, Dio Padre, che protegge i suoi figli con grande amore. Alle volte Dio si mostra come madre che consola il figlio, così io mi consolerò, proprio nel primo Isaia, capitolo 66, c'è questa bella immagine. Dio come madre sta vicino al suo popolo, sta vicino a ciascuno di noi, fa sentire le viscere della sua misericordia, della sua dolcezza, del suo amore. Dio che si dimostra sposo. Guardate il cantico dei cantici, leggete il profeta Osea, leggete il profeta Ezechiele,
con quali tratti Dio mostra il suo amore di sposo per la sposa che siamo noi, il suo interesse di marito per noi che siamo sua moglie. Non aveva altre categorie umane il buon Dio per mostrarci il suo amore, ed è appunto l'amore che porta Dio a consolarsi, a rendersi sempre presente nella nostra vita. Dio ci libera dal male, ci libera dai nemici, ci libera dal peccato. Dio ci protegge da ulteriori mali. Dio ci garantisce ogni bene, rappresentato nelle scritture dal vino, dal mosto, dall'olio, dal pane, dai beni materiali. Ecco chi è il nostro Dio, un Dio che consola, un Dio che asciuga le lacrime, che asciuga il pianto, che risana i cuori feriti. Tutta la scrittura è piena di queste espressioni, per cui noi assistiamo a questo meraviglioso spettacolo di un Dio consolatore. Egli consola il suo popolo e lo prepara per il giorno in cui darà la consolazione di Israele, darà il Cristo suo figlio, il vero consolatore. Lo promette nei profeti Isaia 61. Il figlio mio manderò, sarà il consolatore, egli fascerà i cuori spezzati, darà una corona di gioia invece di un altro delitto. Il Padre consola il suo figlio. E vogliamo chiudere questo primo quadro del Padre che consola con la scena commovente del Padre che consola il suo figlio nella suprema afflizione del Getsemani. Questo figlio viene, consola, ma anche lui ha bisogno di consolazione. Tutti noi abbiamo bisogno di consolazione, nessuno fugge, neanche il figlio di Dio, può esente dal bisogno di essere consolato. E il buon Padre Celeste l'ha messo sempre, quando il consolatore era falso, ma egli stesso aveva bisogno di consolazione, ma ha visto anche il consolatore ad asciugare le lacrime e il sangue che grondava dalla fronte del suo figlio e lo consola. Ecco chi è il nostro Dio, ecco chi è il nostro Padre, il Padre della consolazione. Ci consola il Padre, ci consola il Figlio. È chiaro che, essendo figlio del Padre e portando nel cuore l'amore del Padre, Gesù diventa il Consolatore. Lui stesso Gesù proclama di essere il Consolatore, quando, promettendo il terzo Consolatore, lo Spirito, dice: il Padre vi manderà un altro consolatore, segno che il secondo consolatore dopo il Padre è Lui. È Lui l'Emmanuele, Dio con noi, perché caratteristica, ve l'ho detta a principio, l'abbiamo detto in preghiera, caratteristica della consolazione è questa nota, la presenza. La presenza. Dio consola con la sua presenza, con la presenza come Padre,
con la presenza come madre, con la presenza come sposo, con la presenza come pastore, ma sempre con la sua presenza. E così Gesù consola con la sua presenza, scende in mezzo agli uomini. Prima Dio non si vedeva, se non attraverso i fatti, se non attraverso le profezie, se non attraverso i segni con cui egli manifestava la sua presenza e il suo amore. Ma adesso questo Dio è comparso in mezzo agli uomini e nel Figlio noi vediamo Dio presente. Filippo, chi vede me, vede il volto del Padre mio. Gesù, inaugurando l'era nuova, l'era messianica, predetta dei profeti, l'era della consolazione, nella sinagoga di Nazareth, fa sue le parole del profeta Isaia, capitolo 61. Entra nella sinagoga e gli viene dato a richiesta il rotolo del profeta. Apre il rotolo e legge: lo Spirito del Signore è su di me, per questo mi ha unto, mi ha consacrato, mi ha mandato. E continua a leggere il testo isaiano, un po' diverso da quello lucano, comunque più ricco. Mi ha mandato per fasciare i cuori spezzati, per far uscire i prigionieri, per dare la vista ai ciechi, l'udito ai sordi, per consolare gli afflitti di Sion, per dare una veste di gioia invece di un abito di lutto, per mettere una corona di gloria e per dire a tutti: gioite. Questa è la missione di Gesù: fasciare i cuori spezzati, ridare la vista, ridare l'udito, ridare la gioia agli afflitti di Dio. Egli passa come consolazione, risanando tutti, liberando gli oppressi, annunziando la verità, spargendo l'amore, perdonando il peccato. Per 3 anni, dice Pietro, nella casa di Cornelio, egli passò facendo del bene, sanando tutti e sottraendo tutti al potere del maligno. Così passa Cristo. Egli il grande consolatore dell'umanità, riascende alla croce. Sulla croce egli si immola perché la consolazione di Dio, che era impedita dal peccato, scendesse sull'umanità. Il suo sangue versato sulla croce è seme di consolazione per tutti noi. Il peccato è distrutto, la libertà è annunziata, il sacrificio è compiuto, la consolazione di Dio scende adesso sulla terra. Però Gesù, prima di ascendere al Padre, promette il Consolatore. Perché l'uomo ha sempre bisogno della presenza. Il vostro cuore è turbato, aveva detto, perché io mi renderò assente per qualche tempo. Me ne vado, ma ritornerò. Poi un giorno vi trarrò insieme con me, perché dove sono io siate anche voi. Ma nel momento in cui dovete passare la vita in questo mondo,
non vi lascerò soli. Io sarò con voi, sino alla consumazione del mondo. E vi prometto il Consolatore, il Consolatore permanente, e il Padre che vi manderà il suo Spirito, egli starà dentro di voi, egli vi insegnerà tutto quello che vi ho detto, egli perpetuerà la mia presenza in mezzo a voi, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Egli arguirà il mondo di peccato, di giudizio e di giustizia. Ma non temete, io sono sempre con voi. Il mio spirito di verità, che spirito di amore, sarà sempre con voi. Questo aveva detto Gesù, e la promessa si compie. Rimanete in Gerusalemme, dice, finché non si compia la promessa fatta dal Padre e non siate rivestiti di potenza dall'alto. Ed ecco allora il terzo Consolatore, lo Spirito Santo. Sul finire della Pentecoste, secondo la promessa più volte ripetuta nel Vecchio Testamento, ma soprattutto nel profeta Gioele, lo Spirito Santo scende in forma visibile sugli Apostoli, sulla Chiesa nascente, calamitata dalla Madre, che è Maria. E da allora lo Spirito Santo dimora nella Chiesa, dimora in ciascuno di noi, vive con noi. Questa è la grande nostra consolazione. Lo aveva predetto il profeta Zaccaria. Io spanderò sul mio popolo uno spirito di consolazione. Adesso i discepoli non sono più soli, hanno la presenza dello Spirito. Cosa fa lo Spirito della Chiesa? Cosa fa lo Spirito in ciascuno di noi? L'opera meravigliosa della evangelizzazione per la Chiesa, ma l'opera di edificazione per ciascuno di noi, in modo che dall'immagine noi passiamo alla somiglianza con Dio e venga realizzato in noi quel sogno divino di renderci tutti come Lui, dei come Lui. Questa doppia attività dello Spirito è all'insegno della consolazione, perché lo Spirito Santo, dimorando permanentemente nella Chiesa, la consola continuamente nella lotta che essa deve affrontare contro i nemici. Le porte degli inferi non prevarranno, aveva detto Gesù, ma non prevarranno perché lo Spirito di Gesù è della Chiesa. Il libro degli Atti ci fa assistere alla continua presenza dello Spirito nella missione della Chiesa nel primo tempo, nel primo secolo. Lo Spirito che conduce Pietro, fa parlare Pietro. Lo Spirito che conduce Paolo, fa parlare Paolo, fa parlare gli Apostoli, fa parlare i missionari, che guida la Chiesa nel suo cammino, che fa allargare la Chiesa, che crea la comunione. La prima comunità di Gerusalemme è inabitata dallo Spirito Santo. C'è la comunione nella Chiesa. La Chiesa entra in comunione. Tutte le Chiese sono l'agape, sono la comunione. È Dio che dimora con gli uomini, per cui la Chiesa non è più sola, perché è condotta dallo Spirito nella sua missione. E anche adesso lo Spirito Santo è nella Chiesa, consola la Chiesa nelle sue delusioni, nelle sue afflizioni, nelle sue battaglie, anche nelle battaglie perdute,
assicura alla Chiesa la vittoria di Cristo, assicura alla Chiesa la permanenza di Dio nella società degli uomini, perché lo Spirito è Lui che conduce la Chiesa sino alla fine del mondo. Ma soprattutto questa consolazione dello Spirito l'avvertiamo noi, figli di Dio. Lo Spirito Santo è dentro di noi e ci consola. Ci consola con la tua presenza, perché noi siamo il Tempio di Dio. Dimori in noi, quasi corporalmente. Lo Spirito Santo ci muove. Quelli sono i veri figli di Dio, che sono mossi dallo Spirito. Non soltanto ci muove, ma ci forma. Questa è l'opera meravigliosa dello Spirito e ci consola, perché forma in noi il Cristo attraverso le tue relazioni, e lo Spirito che ci fa passare attraverso le prove di Cristo. Ci fa passare attraverso tutte le prove che noi dobbiamo avere, perché la vita di Cristo si innesti in noi, perché noi possiamo partecipare alla croce di Cristo, perché noi possiamo partecipare alle sofferenze di Cristo, e perché in noi si formi il Cristo vero. E viene lo Spirito Santo, Spirito di consolazione, e all'opera in noi, e attraverso un'opera di purificazione, di illuminazione, di unione, di trasformazione lenta ma inesorabile, forma in noi i figli di Dio, forma in noi quella deificazione che deve compiere, perché questo seme del Padre possa svilupparsi in noi e produrre in noi il Cristo. Questa è l'opera dello Spirito, lo Spirito che mentre ci affligge ci consola, mentre ci tormenta nelle prove ci consola, ci fa e ci dice: coraggio, va avanti, è il Cristo che si forma in te, è il Cristo che ti fa partecipe della passione del primogenito, perché tu devi essere conformi all'immagine, conformi a Cristo per essere Dio come Lui, perché si formi in te il Figlio del Padre. Quest'opera dello Spirito è meravigliosa, questa presenza dello Spirito in noi che ci consola è qualche cosa di sublime, perché la inabitazione dello Spirito Santo in ciascuno di noi è quella realtà sublime che ci riempie di gioia, anche quando tutto dovesse andarci male, anche quando tutti ci dovessero abbandonare, lo Spirito non ci abbandona, lo Spirito è con noi, cammina con noi, non allenta mai la sua azione dentro di noi, perché si formi in noi il Cristo e sia fondata dentro di noi la promessa della gioia eterna a cui tutti siamo chiamati. E lo Spirito che partendo dal Padre, scendendo in Cristo, e lo Cristo scendendo in noi, in Cristo stesso ci riporta al Padre. E scende dal Padre e ci riporta al Padre, ed è Lui che noi possediamo, questo Spirito Santo, che è la gioia del Padre, la gioia del Figlio, ed è la gioia anche nostra. La pericoresi, ossia questo grande mistero che avvolge le tre persone trinitarie, avvolge anche noi. Noi entriamo in comunione col Padre, col Figlio e nello Spirito. Ed è questa la grande gioia, la grande consolazione. Il cristiano non è più solo, non è più solo, perché anche il Padre, il Figlio e lo Spirito. Il cristiano non è più solo,
perché era spirito e in comunione con tutti gli uomini, con tutti i figli di Dio, il cristiano, anche quando è nell'eremo, anche quando è nella solitudine, anche quando è in un carcere, isolato, è sempre in comunione con tutti i figli di Dio, con i santi del cielo e i santi della terra. Non è più solo, è sempre in compagnia. Il cristiano è in unione con tutte le creature del cosmo, perché tutte le creature del cosmo sono come presenti in lui per quello Spirito Santo che è diffuso in tutte le cose, che è il punto terminale in cui l'amore di Dio si manifesta. E allora la solitudine è sparita, perché noi uomini credenti in Dio, Padre, Dio e Spirito Santo, siamo più soli, ma siamo aiutati dal Figlio, oltre ogni misura. Tu abiti in ciascuno di noi e sei la nostra comprensione. Lo Spirito Santo, vogliamo darti spazio dentro di noi, perché più spazio noi ti diamo, più usciamo dalla nostra solitudine. Rompi, o Spirito Santo, i sogni che ci tengono i prigionieri, il sogno della vita che ci incanta e ci aliena dalla realtà che sei tu. O Spirito Santo, illumina il nostro cammino, facci comprendere che non siamo soli nella vita. O Spirito Santo, invadi il cuore di quei fedeli, fa che sentiamo dentro il nostro cuore i palpiti del cuore del Padre, i palpiti del cuore del Figlio e il palpito dei cuori degli uomini. O Spirito Santo, fa che noi sentiamo questi palpiti e viviamo l'amore. O Spirito Santo, noi ti ringraziamo e ti benediciamo, perché tu colmi tutte le solitudini umane. Rendici, o Spirito Santo, consolatori anche noi, perché noi, consolati da quella consolazione che scende dall'alto, possiamo diventare consolatori dei nostri fratelli. E fonditi, o Spirito Santo, come spirito di consolazione su ciascuno di noi, su questa assemblea, perché il consolato possa a sua volta consolare e uscire di qua con questo programma di consolare i propri fratelli, di consolare gli affetti di Sione, di dare un canto di gioia agli uomini, di rimettere questo canto sulle labbra di tutti. Gesù in tante circostanze della vita ha consolato. Scegliere la consolazione che Dio dà a Marta e Maria quando risuscita Lazzaro. Quale gioia per Marta e per Maria quando Lazzaro è risuscitato dai morti. Quante lacrime, le lacrime di Gesù, le lacrime di Maria, le lacrime di Marta, le lacrime di tutti gli amici, di tutto il popolo. Era la gioia della risurrezione di Lazzaro. Ecco, visualizziamo questo episodio, penetriamo questo episodio e aspettiamo anche noi da Gesù la consolazione. Se poi c'è qualcuno che voglia visualizzare un'altra scena di Gesù, mettiamo quella della vedova di Naim. C'era quel corteo funebre. Gesù si ferma, si commuove, guarda quella donna, è sola, non ha più marito, l'unico figlio. Il cuore di Gesù batte forte nel petto.
prende il giovinetto per mano, alzati, e lo restituisce a sua madre. È una scena toccante. Gesù che consola. Consola Marta e Maria, consola la vedova di Naim. Tanti di questi episodi. Ma le propongo questi due perché ognuno di voi possa riflettere 5-10 minuti perché la consolazione di Cristo possa scendere dentro di noi e una volta che noi partecipiamo della consolazione di Cristo possiamo consolare anche gli altri.